Giadalandi, concorrente per Castel San Pietro, prima della gara com'è la tensione? Punto giusto? Al punto giusto, sì sì, devo dire che è una gara abbastanza competitiva, 200 metri sono tanti, perché non sembrano, sono veramente tanti, però ce la metteremo tutta, dai. Come pensi che sia correre a fianco dei ragazzi? Ci sarà da sgomitare o saranno cavalieri? Oddio, per i ragazzi direi che li posso vedere già davanti fin dall'inizio, da sgomitare non credo. Siamo con De Vistelli 10 minuti prima della partenza per non rubare altro tempo al riscaldamento. Non c'è 3 senza 4. Speriamo, adesso vediamo, è molto freddo e umido, però daremo sempre il massimo, tutti noi di Castello daremo il massimo per vincere. Il terzo concorrente per Castello, Marco Grellini. Davis è il super favorito di questa gara, vorremmo una bella doppietta, cosa ne pensi? Ma Davis proviamo gli stagli davanti, sarà dura, ce la metterò tutta, però comunque la doppietta è sicurata. Davis Lally è uscente, ci ha vinto anche due antiche corse nel 2005 e 2004, è stato squalificato per regolamento, cioè non poteva ricorrere per aver vinto due volte, è tornato, ha rivinto nel 2008, quindi è il campione uscente. Ha vinto questa gara, però dovevano toccare la porta della chiesa, perché sembra poco, ma arrivi di corsa, devi fare qualche gradino e devi toccare e bere un bicchiere sangiovese, no, quello non c'era. Penso che all'epoca non bevevano uno, ne bevevano tre. Attenzione, pochi secondi ormai. Eccolo, fatto il tiro. Secondo ritocco, terzo ritocco, ricordate, basta ritocco, il verde vicino, marrone, giallo, Castelguelfo, blu d'ossa, rosato, Castelguelfo, Castellano, Castelguelfo, ancora davanti direi. Davis è il campione che ha tagliato in 22,96, attenzione, ha corso 197 metri, punto 80 in 22,96, bravissimo, e anche lui ritira oltre ai 100 euro di buon premio, sempre di buoni, sempre di buon premio, anche ricordo che il forte. Come pronunciato per l'ennesima volta, per la quarta volta, De Vistelli trionfa a Medicina. Un parere su questa ennesima bella vittoria? Bene, ce l'abbiamo fatta anche quest'anno. Quest'anno siamo riusciti a vincere dentro gli intocchi. Grillo è arrivato secondo, la Giada è andata fortissimo, è arrivata seconda, e quindi siamo troppo forti noi di Castello. Proporremo un'amnistia per evitare l'ennesima squalifica, visto che per la seconda volta, il secondo anno che vinci, è una regola che andrebbe rivista. No, no, va bene così, è giusto che riposare 2 anni, so che tra 2 anni diventi poi troppo vecchio, per cui insomma è giusto che corrono un po' anche gli altri. Lasciamo divertire anche gli altri, questo è il concetto. Allora Grillo, chiederemo anche i numeri dell'Enalotto, perché il suo presagio si è avverato, doppietta, complimenti. Ah, mi ha fatto, io personalmente speravo di stargli davanti. dopo i 100 ha messo una massa in più, poi sono stato lì, guarda, il plano per me sono mantenuta. No. È una bella lepre, David. È una bella lepre, sì. E dopo la doppietta maschile, la ciliegina sulla torta, Giada Landi, seconda classificata tra le ragazze. Ma che dire, 200 metri sono tanti, sembrano così una baldecola, invece sono duri, però ho lottato, ho visto che la terza la stava recuperando, mi sembra, con la coda dell'occhio, però ho stretto un po' i denti e sono riuscita ad arrivare a seconda, che è un ottimo risultato. Siamo col sindaco di Castel San Pietro, Sara Brunori, un ennesimo successo, il primo della sua carica, come ha visto questa gara? Bellissima, primi, secondi, abbiamo anche strappato il trofeo, lo stendardo, non so come si chiama, insomma, il palio a Medicina, l'ho fatto anche cadere, che sia di buon auspicio, così ce lo riportiamo a casa anche i prossimi anni. Poi loro sono fantastici, quindi io mi sono lasciata trasportare anch'io correndo alla fine come se fosse chissà cosa, perché è proprio appassionante questa corsa.
Siamo con l'assessore sport e comunicazioni del comune di Castel San Pietro, soddisfatto, lui che ne ha viste tante di vittorie qui alla Causa. Sarebbe però da fare un appunto ai colleghi della Bassa, diciamo, una revoca di questa regola che non permetterà a Davis di riproporsi qui per i prossimi 2 anni. Esatto, chiediamo al nuovo sindaco Rambaldi di fare la revoca di questa regola che secondo noi non è sportiva, perché penalizza un atleta come Davis Lelli, ma anche una bella corsa come questa che richiama tanta gente, e non far correre una persona solo perché va più forte degli altri o ha vinto 2 anni a fila mi sembra che non sia una cosa sportiva. Come prima edizione possiamo dire che è andata bene, visto che non è piovuto, quindi accontentiamoci di questo. Il risultato sportivo poteva essere migliore, però intanto va bene anche questo, noi possiamo sempre migliorare, l'importante è che la gente venga e soprattutto gli atleti corrono forte, quindi io credo che sia una cosa bella anche avere un motivo in più per stare fuori fino a quest'ora, ma casomai prolungare un po' di più, quindi credo che comunque sia un successo. Siamo con l'assessore allo sport, nonché vice sindaco di medicina Filippini, un bilancio su questa edizione. Decisamente positivo, temevamo la pioggia che aveva cominciato a sorprenderci, ma alla fine l'affluenza di pubblico è stata ottima, la gara è stata una bella gara, anche se Castello ha vinto, però diciamo che comunque... Sì, vedo che vi fa piacere. Molto, molto, siamo felicissimi, no, a parte gli scherzi, direi che la serata è andata molto bene, nonostante le premesse che non erano proprio il massimo, e quindi confermiamo ancora l'iniziativa e speriamo l'anno prossimo di vincere la nostra volta. Castel San Pietro siamo sempre i migliori, cioè i numeri uno. Siamo qui con un grande tifoso castellano, come ha visto questa gara? Bene, bene, molto bene, perché nuovi giovani oltre a Lelli ci danno da fare e qui medicina portiamo sempre a casa. E visto che Lelli verrà sicuramente squalificata nei prossimi 2 anni, lei potrebbe presentarsi quest'altro anno a correre? No, io presentarmi principalmente no, non posso. È indisposto? No, sono indisposto, però magari qualche ragazzo della mia squadra può essere. Vogliamo salutare gli amici del sito? Ovvio, salutiamo amici di Sportlink e amici del Porto, grazie. Siamo con Mauro Cappellari, l'organizzatore, la punta di diamante di questa corsa. Un bilancio su questa edizione? Beh, direi che è stata ottima come gli altri anni, anche il tempo ci ha abbastanza salvati, ha tentato di piovere leggermente, ma siamo riusciti anche con le note del nostro Pavarotti a tenere ferma la perturbazione. Direi che è andata, mi ripeto, molto bene, e ringraziamo voi di Castello, Castel San Pietro, che ci avete onorato della vostra partecipazione, della vostra riprese, e ci avete onorati ancora di più, che ci avete paragonati alla vostra carriera, che la carriera ormai è famosa in tutto il mondo. Ci degnate di venire vicino alla carriera, per noi è un regalo troppo grande, e abbiamo anche piacere a questo punto che abbiate preso il palio, che per un anno starà a Castel San Pietro, però quest'altro anno tornerà a medicina e cercheremo di prendervelo. Però avete effettivamente degli atleti fortissimi, e il ritorno sulla carriera, voi avendo la carriera avete questo vantaggio, che sono super allenati i vostri ragazzi e allenati sull'asfalto, però non c'entra, vanno più forte e vedi il migliore. Visto che abbiamo paragonato le due gare, la carriera non ha la regola che dopo 2 anni chi vince non può più partecipare, secondo lei si può rivedere questa cosa? Si può sempre rivedere, si può sempre migliorare, ma diciamo che è un po' un escamotage, un espediente per tamponarvi un attimo, perché siete poi magari voi arrivate, come avete già fatto, con un, diciamo, seconda fascia che è altrettanto forte, quindi lo dice anche Pavarotti, sentite? Vincerò. Cercheremo di vincere anche noi. Va bene. E sempre vinchi il migliore.